La Basilica Papale di San Pietro domina una grande piazza di forma ellittica, nata per ospitare fino a 100.000 persone in un metaforico abbraccio a tutto il mondo cristiano. Quattro file di eleganti colonne doriche di travertino locale formano un ovale largo 198 metri. Il centro della piazza è segnato da un obelisco egizio del XIII secolo a.C., originariamente posto sulla spina del circo di Nerone, ai lati del quale sorgono due fontane. È stata costruita tra il 1506 e il 1626 ed è alta 132 metri nella cupola. L'area interna della basilica misura 220x150 metri, a cui si sommano gli 82 metri quadrati della piazza. I committenti che si sono avvicendati sono molti: Papa Giulio II, Leone X, Clemente VII, Paolo III, Sisto V, Gregorio XIV, Clemente VIII, Paolo V e Urbano VII. Anche gli architetti sono molti. Il progetto è di Donato Bramante. Michelangelo e Giacomo Della Porta si sono occupati della cupola, Carlo Maderno della facciata ovest, Gian Lorenzo Bernini della piazza. Il principale materiale usato per la costruzione è il travertino. La somiglianza tra la Basilica di San Pietro e la sua piazza a una chiave, simbolo di San Pietro, è troppo forte per essere casuale e si nota facilmente nel progetto del 1657 del Bernini. La basilica, con la cupola progettata da Michelangelo, è una fusione di stili rinascimentale e barocco. Venne completata alla morte del maestro dall'architetto Giacomo Della Porta, mentre la lanterna fu opera di Domenico Fontana. La cupola di Michelangelo è ogivale, sostenuta da una costolatura che si eleva dalle coppie di colonne corinzie che fungono da contrafforti impedendo alla cupola di esplodere. Alcune curiosità. Dal IX secolo le chiese hanno funto da museo, oltre che da luogo di culto, commissionando ai migliori artisti dell'epoca straordinarie opere architettoniche, pittoriche e scultoree. Quando solo pochi sapevano leggere, fungevano anche da libri visivi per l'insegnamento religioso. San Pietro è stata la chiesa cristiana più grande del mondo fino a quando nel 1989 il suo record è stato battuto da una chiesa a Yamoussoukro, in Costa d'Avorio. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!